Terre, sapori e vini, amici cari, siamo tornati in Lombardia, in provincia di Brescia, siamo a Montichiari e con grande piacere ritrovo, a distanza di poche settimane, Mino Dal Dosso. Perché? Perché ci siamo incontrati sul lago di Garda, Padenga, il Miralago, con queste grandi proposte che tu fai con la cucina, i piatti, la bellezza paesaggistica del territorio, il lago di Garda, uno dei luoghi più belli d'Italia. Ora a Montichiari per spiegare un'altra tua iniziativa, che è Sala Mensa. Vogliamo raccontare in poche parole, ma amichevolmente, che cos'è Sala Mensa? Sala Mensa è un po' la nostra partenza, dove siamo nati, ecco. L'idea è stata un po' folle subito dall'inizio, perché il progetto Sala Mensa riporta al nome, come vedete, proprio i tavoloni che riportano alla convivialità di una classica mensa, ma è volutamente proprio come primo obiettivo, perché è nato proprio dalla passione proprio del cibo, del vino, che ho sempre avuto anche quando non facevo questo lavoro. Quindi l'idea è di fare un ristorante moderno e che con una proposta tra virgolette semplice come servizio, molto easy, ma con una materia prima e una qualità del prodotto molto alta, ecco. Io oggi mi sono divertito un po' a curiosare all'interno del locale e ho visto la pasticceria all'aperto, la forneria all'aperto, la cucina, cioè chi viene a mangiare qua, chi si siede in mensa tra virgolette, vede tutto quello che si fa, vede il lavoro vero. Esatto, infatti come payoff del locale abbiamo tutto a vista, non per niente, perché è una delle prime cose che ho fatto, ho cercato sempre di far vedere che produzione ci sta dietro, un lavoro artigianale vero, senza semilavorati, con prodotti naturali, e quindi cosa c'è di meglio che farlo proprio vedere, non solo con le parole ma proprio con i fatti. Ecco, grandi piatti, grandi cibi, la qualità delle materie prime, ma poi alle nostre spalle vedete anche una grande cantina. Sì, io parto proprio da sommelier, perché ho fatto i corsi ICE quando facevo tutt'altro lavoro di famiglia, e da lì, dalla passione del vino, poi in automatico mi sono appassionato sul cibo, e da lì in poi ho iniziato anche a interessarmi un po' di impasti e via dicendo. Quindi la volontà è proprio stata quella di cercare di fare tutto autoprodotto, infatti quello che facciamo oggi credo che è difficile trovare veramente una autoproduzione così totalmente artigianale e tutto proprio in bella vista. Mino, la ristorazione sì, ok, però mi pare, se ho capito bene, voi siete un'organizzazione, cioè voglio dire catering, ecco, se c'è un grande evento voi lavorate anche fuori dai vostri locali. Assolutamente, proprio anche stasera, infatti abbiamo un evento molto importante esterno e questa serata a tema. Il bello di Sala Mensa è proprio che con questa autoproduzione non riusciamo, Sala Mensa, la sua forza è innanzitutto che lavora dal mattino alle 7 fino a mezzanotte, perché è un ciclo continuo, parte dalla colazione, poi fai pranzi di lavoro e cena, e si può venire il pomeriggio, aperitivi, la gastronomia è aperta dalle 7 a mezzanotte e si può ammirare sempre tutto il lavoro. Ma seconda cosa molto importante è che riesce a alimentare tutti i nostri locali come produzione, questo ci permette di mantenere una qualità importante sia nei nostri locali esterni ma soprattutto anche negli eventi, nel catering. Ecco, quando Mino dice dalle colazioni in poi, vuol dire proprio non soltanto il cappuccino col croissant, se io voglio venire a colazione e farmi fare due uova strapazzate col bacon, me le fanno sul momento, voglio comprarmi un formaggio, del pane, dei gamberi, delle ostriche, voglio godermi la pasticceria, tutto è ambientato e c'è qui con la qualità dei prodotti. Mino caro, abbiamo detto le cose più importanti di questa attività, non rimane che dire che ci sono anche delle serate a tema, noi questa sera godiamo di una serata a tema. Assolutamente, ho sempre cercato di portare tra virgolette cultura alle persone sul cibo, sull'alimentazione, perché della passione è una cosa però che hanno sempre cercato i nostri clienti più affezionati. È nato questo ciclo di eventi che si chiama Mangia e Impara, dove noi una volta al mese facciamo queste serate. Stasera abbiamo il caviale, ma abbiamo fatto l'ostrica, abbiamo fatto la frittura, il prossimo sarà un bevi e impara, perché sarà sulle bollicine, sullo champagne. Mi piace proprio cercare di portare un po' di cultura, perché vediamo che quando una persona è preparata a livello di cibo, vino, ci apprezza ancora di più naturalmente. Aggiornamento per Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati con noi, serata particolare, perché? Perché siamo al tavolo nel contesto di una degustazione di alcune tipologie di caviale rigorosamente prodotto in Italia. Ho il piacere e l'onore di stare in compagnia con degli amici, con dei colleghi e con un grande enologo che non ha bisogno della mia presentazione, Mattia Vezzola. Abbiamo sentito da chi ha presentato la serata che mi pare il caviale possa sposare più che bene le bollicine. Indubbiamente, le bollicine e in genere i vini effervescenti con il metodo classico, come quelli del lago di Garda, la Franciacorta e così via, hanno tre qualità. Le bollicine, che fondamentalmente è un buon idromassaggio al palato, alla sapidità, quindi il sale, e poi all'acidità, che è la freschezza. Queste tre qualità del vino
si sposano perfettamente con tutto quello che è molto saporito, molto equilibrato come il caviale. Faccio una domanda banale da profano, da utente, da consumatore: tre tipologie di caviale, possiamo dire tre tipologie di bollicine? Sì, indubbiamente, sia il tradition sia lo cedra sono dei caviali molto raffinati, direi un brut, quindi base chardonnay. Il secondo vino potrebbe essere, il secondo caviale potrebbe essere abbinato ad uno chardonnay un po' più su di età, con più corposità e con più complessità, e il terzo potrebbe essere un buon rosé. Devo dire una cosa, che da un'esperienza fatta alcuni anni fa, i rosé, le bollicine, quindi l'effervescente, il metodo classico rosé, è uno dei rarissimi vini al mondo che può essere trasversale, quindi adattabile o si adatta a qualsiasi tipo di caviale. Ho detto in apertura che ho la fortuna di sedere al tavolo con degli amici, ma anche con dei colleghi. Renato Rovetta, un collega del mondo del vino. Renato, cedo a te a questo punto la parola, perché ne approfittiamo della presenza di un grande enologo, di un orgoglio italiano nel mondo del vino. Poni tu a questo punto una domanda a Mattia. Ti lascio il microfono, poi ce lo giochiamo. Sì, buonasera, ma soprattutto benvenuti a questa splendida serata. Io ringrazio ancora gli organizzatori, poi naturalmente avremo modo di parlarne. Avendo Mattia vicino, io la domanda più banale è, e mi piacerebbe sentirti, cosa pensi effettivamente del mondo delle bollicine? Le bollicine sono, non è un vino, è un prodotto autocelebrativo. Le bollicine rappresentano il massimo piacere della condivisione, e quindi quello che a noi manca e che dovremmo sicuramente accelerare nell'inizio della nostra quotidianità è quella di concepire la bollicina come principio di ospitalità.